Buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova twitchata del venerdì mattina, quelle degli incontri, a volte anche dei cineforum in epoca digitale. Ci vediamo delle cose insieme, a volte dei corti completi. Oggi prenderemo dei pezzi, dei lavori di questi due signori estremamente interessanti che investigheremo e che ossessioneremo con le nostre domande. Scatenatevi, mi raccomando, perché oggi incontriamo Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, che sono due cineasti, almeno appunto a un povero critico come me, insomma, mi incuriosiscono moltissimo e quindi sono veramente molto molto contento di chiacchierare e conoscerli meglio oggi. Li abbiamo già in collegamento. Matteo ci lascerà alle 12, Alessio ci lascerà alle 12:30. Sono in questo momento in giro per l'Italia per promuovere, per presentare, lo stanno facendo molti cineasti, il loro film nelle sale, perché è un momento in cui veramente si deve scendere in campo. Lo facciamo anche noi di Bad Taste, perché Re Granchio è un film molto molto interessante, che a Roma, dalla città da cui vi parlo, è in due sale, Mignone e Greenwich, ma appunto i nostri amici stanno in giro per l'Italia e stanno andando, e oggi sentiremo magari appunto anche dove è proiettato. È un film che ha fatto parlare di sé alla Quinzaine des réalisateurs, al Festival di Cannes del 2021, cioè l'ultimo Festival di Cannes, e una sezione dove sono passate cineasti, adesso gli mettiamo già pressione, si suicideranno, Zoppis e Rigo De Righi, sono passati Fassbinder, Spike Lee, Kitano, Kaurismäki, Sean Penn, giovanissimo, il nostro Gianni Amelio, i nostri Taviani, sono tutti cineasti passati e che poi insomma hanno avuto una certa carriera alla Quinzaine des réalisateurs. Ci sono passati anche Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, sono appunto stati, eccolo qua Alessio ed eccolo qua Ciao a Matteo. tutti. Ciao. Vi fanno un po' paura tutti questi nomi, Von Trier anche è passato alla Un po' sì. Quinzaine. Vabbè, comunque può capitare. E sono passati anche loro col loro primo film in questa sezione del Festival di Cannes, appunto estremamente prestigiosa, come si è capito dai, appunto, dai signori che ci sono passati prima di loro. Cercheremo di capire. Buongiorno, buongiorno, mi raccomando, tempestate di domande questi due cineasti, perché? Perché ci sono tante domande da fare a Matteo e Alessio, e perché la sensazione è che appunto il percorso con loro sarà lungo nei prossimi anni, perché insomma mi piace moltissimo il loro approccio al cinema. E oggi parleremo di alcuni loro lavori, faremo vedere brutalmente degli estratti da Belvanera e Il Solengo, per poi arrivare a Re Granchio, perché Re Granchio racchiude in sé tutto questo percorso, un percorso anche geografico, un percorso di tradizioni locali, un percorso cinematografico estremamente originale e affascinante. Intanto, io vi voglio chiedere, ma voi due, da dove venite, chi siete e quando vi siete incontrati? Noi siamo due amici d'infanzia, ci conosciamo da moltissimi anni, ormai non mi ricordo neanche quando, alle medie. Eravamo compagni di banco alle medie. E poi ognuno di noi ha preso percorsi diversi, abbiamo iniziato e abbandonato studi. No, io ho fatto cinema, ho fatto un corso di cinema a New York e poi ho studiato letteratura a Roma. E poi mi sono trasferito in Argentina dove ho iniziato a lavorare un po' come assistente. Queste scuole medie in cui eravate compagni di banco, in che zona del mondo si collocavano? A Roma, via, non mi ricordo, Roma Nord. Roma Nord, ok. In che anni sono compagni di banco De Righi e Zoppis? Oddio, scavi proprio nel passato, non Ho capito, seguo Zoppis, non è che c'hai 86 anni, già mi stai raccontando che è successo ieri, non ti ricordi, amici, 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 non ti ricordi l'anno in cui stavi in banco con quello? non me lo Cominciamo ricordo. bene. Fare con le dita così. Sì, Seconda vai. media, Negli anni 90. non ero bravo in matematica. Gli Adesso abbiamo. anni 90, va bene, ok. Allora, cari signori, dal 1990 al 1999 abbiamo capito che Zoppis e De Righi erano compagni di banco. Dove? In quale scuola? Roma Nord. Ultimamente un cineasta italiano ha detto che crescere a Roma Nord era come crescere in Vietnam. Pietro Castellitto, sempre interviste sobrie di Pietro. Detto ciò,
Ok, stanno arrivando anche i nostri amici. Mi raccomando, Roma Nord. Quindi avete fatto il Vietnam, ma vedete che già sono estremamente. Ragazzi, voi che le guicciate del Battista sono popolate da gente assolutamente informata su tutto ciò che è cinema, anche a livello di interviste. Roma Nord, quindi il Vietnam, vedete che subito va bene. Devo fare il giornalista, scusate. Anche per voi crescere a Roma Nord è stato il Vietnam? Vai, Zoppi e Sederichi, ditemi. No, Non non direi. direi. Non direi. Più guerra di Corea anni 50, vogliamo dire Pacifico 45, vogliamo associarsi a un'altra prima guerra mondiale? No, ok, si astengono. Bravi, già mi piacciono questi qua. Ok, allora, buongiorno a tutti, mancavo un po', maggiori ispirazioni del registico. Quali stili cercate di rifarvi? Phoenix, una domandona, perché questi signori, appunto, sì, allora, in omaggio all'amico Phoenix vi chiedo, ok, ragazzi, va bene, compagni di medie. Poi Alessio prende parte, va. Invece tu, Matteo, sei rimasto più italiano? No, io ho una mamma americana e anche io ho studiato prima giurisprudenza, quasi, quasi laureato, poi ho lasciato. E poi sono andato a vivere in America, dove andavo sempre da piccolo, perché ho la famiglia là. E poi ho vissuto in altri posti in Europa, però sono rimpatriato felicemente. Ok, quando è che, scusate se faccio questa domanda un po' precisa, quando è che cominciate a decidere di lavorare insieme? E così arriviamo verso Phoenix, stili e idee. Dai che ce la possiamo fare, cioè, magari anche con precisione, magari citandomi anche dei corti. Quando è che cominciamo? 2012, credo. Noi sì, abbiamo fatto. Io ho realizzato un documentario nel 2011 con un amico che si chiamava Cattedral. Abbiamo girato nei pressi di Madrid su questo signore che costruiva una cattedrale, che è morto peraltro da poco, Don Justo Gazzego Martinez. E poi sono tornato a Roma e Matteo stava girando un cortometraggio su un falconiere, fantastico. E da lì, diciamo, abbiamo iniziato a pensare di fare qualcosa insieme e siamo andati per la prima volta in questa casina di caccia, lì nei pressi di Vejano, a casa di Ercole. Casa di Ercole è iniziato tutto qua, è iniziato tutto il percorso, diciamo. Ok, però tu la senti Alessio, tu la fai facile perché adesso aiuto anche gli amici perché? Perché questi due cineasti così particolari poi appunto filmano, li stiamo cominciando a conoscere sempre di più, filmano quindi persone, no? Anche mestieri, nel caso di Matteo col falconiere, anche gesti e abitudini, no? Lui becca sto signore con la cattedrale. Cioè, perché c'è questo interesse nei confronti di raccontare storie, sì, di genere documentario, quindi Alessio e Matteo vengono dal documentario, ma perché questo tipo di interesse per appunto questi personaggi? Matteo lo vedevo prima che diceva no al falconiere mentre te gli stavi dicendo Non lo so, io credo che abbiamo scoperto un luogo più che altro. Era un luogo a cui io personalmente sono legato delle cose. Connessione. No, Eccolo. andando via. Sì, Ci sei ora? Sì, ora ti vedo. ci sei. No, quindi io sono legato delle storie di famiglia rispetto a questo luogo, poi abbiamo iniziato a conoscere le persone e ci siamo intrigati, però Ma c'era una committenza? Stavi parlando di Vejano come luogo a cui sei legato? No. no, no, all'inizio quando abbiamo, diciamo, iniziato il primo progetto, cioè Belvanera, eravamo io e Alessio e forse un nostro amico a rotazione che faceva l'audio. E Vittorio, anche Giampietro, il C'era compositore, anche Vittorio tra le musiche. che ci ha accompagnati fino a questo film. Ok, ragazzi, però visto che nel giro di meno di 10 anni adesso appunto sta cambiando tutto, volevo sapere quando arrivate
per fare Belvanera, voi chi si, che cosa volete fare? Che cosa siete così? Se andate lì, ok, non c'è committenza, ma c'è un obiettivo? Cioè, un cineasta ha sempre un obiettivo. Noi volevamo fare un documentario su questa pantera, sulla leggenda di una pantera che si dice fosse stata avvistata da quelle parti, che spaventava i contadini della zona, e c'era questo personaggio che si chiama Ercole, questa persona che poi è diventato praticamente un carissimo amico per noi, quasi un parente, e lui diceva di aver visto questa pantera, quindi siamo andati lì ad intervistarlo, e mentre intervistavamo Ercole, che ci raccontava della pantera, arriva il cosiddetto Poro Giovanni, e mentre proprio stavamo girando, il Poro Giovanni dice: ah, questo, c'è un mio amico che ha visto pure lui la pantera, entra nel proprio nell'inquadratura Giovanni e inizia a parlare, e da quel momento è iniziata a succedere questa cosa, cioè, mentre noi intervistavamo una persona, ne arrivava un'altra in questa specie di casina che è una locanda, quelle persone vanno, passano, si bevono un bicchiere di vino e poi riprendono il cammino, e quindi da un documentario sulla pantera è diventato una specie di ritratto alcolico di Ercole. Ritratto alcolico, perché usi questa espressione? Beh, perché il vino... Ma no, diciamo, è come se fosse un film sugli effetti dell'alcol. No, perché il film parla appunto di una leggenda, di una pantera, e c'è chi dice che l'ha vista e altri non ci credono di base. E per quello, sugli effetti dell'alcol, gli effetti visionari dell'alcol. Voi siete appassionati di mitologia, di leggende, tradizioni locali, antropologia culturale? Perché avete questo interesse per queste storie dei territori? Non fa così, Zoppis, devi rispondere, su. Oh, ma te devo rifare l'elenco, Fassbinder, Kidano, Spike Lee, quelli risponde... Ma devo andare a fare terapia per saperlo. Devi diventare un cineasta, abbi pazienza, semplicemente un cineasta, cioè devi fare il tuo lavoro, in poche parole. Secondo me ci appassionano, ci incuriosiscono alcune storie che ci riportano, almeno personalmente, a un'idea di racconto che è il racconto ascoltato dal nonno, dalla nonna, no? quando si è piccoli, questa struttura così un po' favolesca del racconto, quella parte del racconto orale. E poi questi personaggi che vivono un po' ai limiti della società, diciamo un po' isolati, ecco. E quindi per quello ti dicevo, inizialmente questo personaggio della cattedrale mi affascinava per questo, e anche lo stesso Ercole, in parte, il proprietario della casina di caccia, comunque viveva in quella casina lì, abbastanza isolato. A me interessa l'aspetto, diciamo, immaginifico delle parole, in realtà, detto così. Cioè il fatto che quando qualcuno racconta qualcosa, io poi... Devo fare i complimenti, Matteo, ci hai messo un po' a carburare, ma è stupendo. L'aspetto immaginifico delle parole, la tua autobiografia, il titolo della tua autobiografia con mia prefazione, quindi va bene. No, perché le parole creano dentro di te delle immagini, un po' tipo la letteratura, no? Tu leggi quello che ha scritto un autore, però io creo le mie immagini. Ciò che leggo, per quello secondo me la letteratura è molto superiore poi al film, che purtroppo è creata da qualcuno per qualcun altro. Ok, quindi c'è questa, e anche tu sei un appassionato come Alessio di fin da piccolo di leggende, di racconti orali, immaginavi grazie all'aspetto immaginifico delle parole, immaginavi storie e sei interessato molto ai racconti individuali? Ma la storia della pantera me la raccontava mio padre. Io vado a pesca, mi piace pescare, quindi prendevo sempre
l'autostrada per andare da Roma Civitavecchia. E quando passavamo davanti a questo posto che si chiamava Testa di Lepre, mio padre diceva: qui dicevano che c'era una pantera. Quindi questa storia io me la ricordo da quando sono piccolo. Ok, Questa storia in perfetto. particolare, poi sì, ne ho sentite altre ovviamente. Ok. Allora, qua c'è dove si può recuperare Belvanera. Adesso, fra poco, vediamo appunto i primi minuti di Belvanera. Dove si può recuperare Belvanera? Credo sia aperto a tutti Sì, su Belvanera è su Vimeo. Vimeo. Su Ok. Vimeo scrivi Belvanera, lo puoi vedere. Addirittura, ciao a tutti, Re Granchio, film magnifico, persino film dell'anno. Hai capito? Hai capito? Hai capito perché ti metti pressione? Grande, sì, certo. Sì, Grazie. certo. Ok, era il bacio della pantera, Phoenix, va bene, qua si fa appunto anche ironia schraderiana, o Jacques Tourneur. Ok, va bene, via. Allora, io direi, ci vediamo adesso l'inizio di Belvanera. Scusatemi ragazzi se con Mirko brutalmente abbiamo fatto un cut a 5:48. E così cominciamo e cominciate soprattutto a vedere questi due mattacchioni che cosa appunto filmano, chi incontrano, che cos'è il lavoro di De Righi e Zoppis. E sarà molto divertente perché nel corso di questa ora insieme vedremo poi come arriviamo al Re Granchio, perché è molto molto affascinante il percorso di Alessio e Matteo. Ok, Mirko, quindi facciamo partire il lato Cineforum, ci vediamo all'inizio di Belvanera, ci sono i sottotitoli, perché poi appunto scoprirete che la parlata è particolare. Ok, voi rimanete in collegamento, ragazzi, che subito dopo commentiamo insieme tutto ciò che abbiamo appena visto. Belvanera 2013, regia Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis. Belva Nera, vai. Nella zona dove sto io, in zona delle Pantane, si dice c'è gente che hanno visto la pantera nera e nessuno ci crede, però io veramente l'ho vista la pantera. Mi sei sommati quelli che l'hanno vista, che dicono che non è vero che l'hanno vista, perché noi l'abbiamo vista veramente. E veramente c'è stata la pantera qua. È vero che c'è stata. Animale grosso, lunga, nera, che ti mette paura. È una belva nera. La gente in città scappa tutta, dice donna, io ci abitavo. Prima lavoravo a Roma, facevo il carpentiere, poi mi sono affezionato con gli animali e le cose e mi sono messo in testa di avere sempre riserve di caccia. C'ho avuto la riserva di caccia al Sasso, dal Conte Tettina. E invece adesso, dopo tanti anni, sono venuto qui, ho preso la zona delle Pantane, sono tanti anni che sto qua e ho questa zona di caccia per andare a caccia. Se mi sovesse mangiare gli animali a me, che io la vedo,
Io vi ho il fucile, una scopettata ammazzo, perché che te la lascio in mezzo a mangiare tutti gli animali. Io sto a tribolare a fare animali, la pantera mi si rimagna, no, non credo. Da dove è venuta, viene e rimane sul terreno mio perché l'ammazzo. Giovanni, non metto che sta qui a Vegliano, che fa tutto il pecoraro, fa il vaccaro, fa l'orto, lo chiami per lavorare, lui basta che lavora, basta vedere i soldi. Io mi chiamo Giovanni, poi a Vegliano mettono subito il soprannome, mi dicono povero Giovanni. E la mattina andando a lavorare sul Brusco Brusco, verso le 5 di mattina, ho trovato tutte le pecore in circolo, tutte impaurite, e vicino c'era un animale grosso, una pantera, non so che era. Però quando sono arrivato io ho avuto paura, ha saltato la rete, cioè la recinzione alta 2 metri, anche di più di 2 metri. Con un balzo se n'è andata, poi non l'ho vista più. Dopo la mattina ho chiamato le autorità, le forestali, e non so poi che hanno fatto, non lo so. Potevo anche prendere il fucile e metterle paura, ma adesso questi ambientalisti devono stare attenti che se ammazzi un animale, può darsi che una persona non ti fanno niente, un animale ti fanno passare i guai, allora ha chiamato i forestali e ci hanno pensato loro. La casa di caccia serve per gli amici che vengono a caccia, si fermano, mangiano, bevono e sembra un ristorante che tutti i giorni la gente ci viene a rompere quasi quasi le scatole, se si può dire, insomma, via. Eccole! Oh, ciao, Come chi stai? se vede, oh, chi se vede? Intanto te ne andato qua. Entra, entra, vieni. Entra, mi drop il goccio. Chiudi. Che roba, Eria? Quanto c'è in vita quella persona? Sì. No, c'è in vita, Beh, stavolta no, non no. viene a me. No, stavolta non viene a me. C'è adesso da tanti funghi, c'è una moglie No, Giovanni. Lui ha detto che lei ce veniva l'ho soltanto io. a noi e ecco. Hai capito? No, Quello no, lì, no, no. Mi dispiace. È saltato la rete e se n'è andata. Se mi capita a Io me. non l'ho vista più. Se mi capita a me fa un brutto segno, un macello, una Io non l'ho scoppiettata vista di più. animali sono Sono protetti, ne puoi Poi l'ho dico Guarda che che informati ci ho fatto più su. Prima di venire a Brigori, Prima di arrivare qui siamo andati a guardare pure due a Carbonaro. Uno, due, l'altro, uno. Fattaccio di Una canzone vola. Ma fattaccio lo danno. Ho vestito la comunità e l'hanno cercata, ma non l'hanno Cosa che trovata e non Non so se capito, ancora Stavo mangiando. E ancora gira, no, ancora gira. Se ci fanno stato un altro. Ok, allora abbiamo intanto. Bello rivederli. Ti piace rivederli? Allora, ok. Abbiamo capito che voi arrivate lì, non si sa bene per quale ragione, non c'è una committenza. Matteo si è fatto una risata quando ho usato l'espressione. Arrivate lì animati da, non lo so, non c'avevate tempo libero, insomma, due La camere. voglia di Sì, volevamo fare un film insieme, questo è quello che ci ha portati lì. C'era un luogo pieno di storie. C'era Fantastico. questo posto e Matteo mi ha detto: guarda, devi venire qua a sta casina perché c'è questo personaggio che è fantastico, si chiama Ercolino. C'è una casina di caccia vicino a Vegliano, lo devi conoscere. Secondo me possiamo fin sulla pantera. E allora siamo andati lì, l'abbiamo conosciuto, abbiamo iniziato a intervistarlo. Ed è successa subito questa cosa che in questa prima sequenza si vede, no? Gli incontri, il luogo della casina come luogo di incontro di vari personaggi che poi se vai avanti in Belvanera li vedi, per esempio quei due che erano seduti che contraddicono quello che diceva il povero Giovanni di averla vista, dicono no, non è vero, è passato. Insomma, diciamo, siamo arrivati in questo luogo e abbiamo assistito a queste scene e ci siamo ispirati e abbiamo visto che era possibile costruire un racconto fatto di contraddizioni Di sovrapposizioni, perché già in questa scena io non mi ricordavo più, ci sono già tutti quasi gli elementi che poi Sì. ho portato avanti, cioè è un fattaccio. E si parlava anche già del film dopo, e quindi noi seduti a tavola con loro abbiamo ascoltato delle storie che poi si sovrapponevano, e piano piano abbiamo
cercato di prima perseguire la prima storia, poi ci ha portato alla seconda, che ha portato poi alla terza. Poi Vegliano Esatto. Dai, dai. è un po' un paese di frontiera, diciamo, quindi c'era da subito questo elemento un po' western, come diceva Alessio prima. La casina a noi ci sembrava subito una locanda, tipo dei film western, dove arrivavano personaggi, e poi sono tutti gli amici, diciamo, di Ercolino, e ognuno di loro, appunto, poi ci raccontava determinate cose. E quando li mettevi insieme, poi ne venivano fuori molte altre. Poi, Vai, vai, prego, prego, Matteo, scusa. questo è un luogo, diciamo, dove anzi, le persone di questa casina non avevano alcun interesse a partecipare ai nostri film, e non volevano essere degli attori, non gliene può fregare di meno, diciamo, ed è anche questa cosa che a noi interessava molto, non che siamo stati poi tanto invasivi in questo senso, però. Oddio, scusate, spengo il cellulare. Oh, la cosa interessante è che veniva fuori questa spontaneità, da questa cosa che dice Matteo, che loro non avevano alcun interesse, anzi erano spesso parecchio infastiditi dal fatto che noi li tartassavamo e li imploravamo di farsi intervistare, veniva fuori questa spontaneità, questa genuinità che ci colpì appunto nell'intervista e che ci Quindi domanda, quindi questo fatto anche che si dice spesso di noi italiani, no? Che siamo tutti attori, non avete riscontrato in loro, nemmeno in Ercolino, che sembra quello un po' più esuberante, Moro Giovanni sembra quello già più con un carattere più timido, Ercolino è esuberante, si vede immediatamente, non avete notato che in loro fosse scattata l'idea del stanno facendo un film su di me? C'era più invece una, ma che vogliono questi due? sono secondo No? me dei grandi attori, però non hanno quell'interesse lì. Ercolino, Ok. noi dicevamo sempre peccato che l'abbiamo conosciuto già così grande, perché avremmo fatto magari 10 film con lui come protagonista. Poi ha una capacità di recitare incredibile. C'è Di molta muoversi, attenzione rispetto a quello che dice. di essere naturale. Poi sicuramente ci sarà un minimo di consapevolezza, però fondamentalmente c'era voglia di stare insieme. Poi a un certo punto era: ma sì, venite, dai, vabbè, ok, facciamo l'intervista, però poi ci beviamo un bicchiere di vino, ma adesso entriamo, facciamo il fuoco, c'è la cadere. Quindi era quel miscuglio di cose lì che. No, poi sono belli rock loro. Io voglio sempre, io sono ossessionato da voi, dai registi, perché faccio il critico cinematografico. Io voglio, visto che già Matteo prima ha detto una cosa molto bella, no? Di come una cosa chiama l'altra, no? E faremo questo percorso che poi arriva al Re Granchio. Io voglio però sapere precisamente, confermatemelo, scusate se ve lo chiedo sempre, in quel momento di Belvanera voi siete in un momento di, appunto, di voglia di fare questa storia, di filmarla. Ok, ma vi accorgete di cose, ma siete ancora molto, come dire, senza una strategia editoriale precisa, vi lasciate andare e rimanete lì e filmate. Beh, no, io sento che in quel momento eravamo con una voglia di fare film vorace e quindi affrontavamo quel processo come molti altri che succedevano in quel momento. Per esempio, io lavoravo sul set di altri film giù in Argentina e avevo in mente un altro documentario, anche Matteo, e quindi era parte del flusso. Poi quando abbiamo, io almeno personalmente, quando ho scoperto quella realtà lì, mi sono messo in mente, cioè insomma mi ha affascinato talmente tanto che ho voluto seguirla, ecco, per seguirla. Forse non con la consapevolezza, diciamo, tecnica, però con la fantasia di arrivare al Re Granchio sicuramente. Cioè, appena visto quel personaggio lì, per me almeno la fantasia era quella di dire: ah, sarebbe fantastico fare un film western con questa persona. Cioè, mettergli addosso dei costumi e fare un film. Ecco, grazie Alessio, perché questa, benissimo, questa è una cosa molto interessante. Quindi c'è un interesse per il cinema di genere? Questa è la domanda di Renata.
si è sentita questa parola western, perché che per noi appassionati di cinema vuol dire tantissimo, vuol dire tantissimo legato a un altro paese, poi vuol dire tantissimo legato a noi, la trasfigurazione di Leone nel 64 nel deserto dell'Almeria e tutto ciò che è successo citato fino a l'ultimo Tarantino con DiCaprio che odia gli spaghetti western e altri, il suo personaggio ovviamente Rick Dalton e altri che li adorano. Quindi è una parola che è una parola anche breve, poche lettere, ma come direbbe Zoppis, scatena tutta pensieri giganteschi. Mi piace questa cosa che hai detto, quindi cioè, vedete Ercolino e immaginate, perché così li conosciamo sempre un po' meglio, no? Immaginate addirittura di vedere Ercolino John Wayne. Cioè, no, ma addirittura in Belvanera Matteo, mi ricordo, entravamo dentro casa sua, Matteo si metteva a frugare nel suo armadio, gli metteva addosso la giacca che ci sembrava più adeguata, capito? Il cappello che lui non usa perché usa quello con la visierina, gli mettiamo quello da cowboy. Questo è molto interessante, quindi dei documentaristi che vogliono però, che vestono anche il loro personaggio quasi come un classico personaggio western. Diciamo, lì è iniziata una, secondo me, una voglia di trasformare loro in dei personaggi. Questa è era lo scopo anche, quindi un approccio al documentario che in realtà è un documentario con una grande manipolazione nostra. Bello. Quindi questo ci ha portati poi per esempio al secondo film, Il Solengo, dove abbiamo lavorato con il direttore della fotografia Simone D'Arcangelo, che è lo stesso che ha fatto anche Re Granchio, proprio sulla distanza. Quello era un tentativo di riprodurre la tavolata in cui noi stessi abbiamo ascoltato la storia di Mario De Marcella, detto Il Solengo, e con lui lavoravamo sulla distanza in cui le persone, diciamo i talking heads che narravano la sua storia, avevano rispetto alla cinepresa, in modo tale da trasformarli, diciamo, in dei personaggi. Prima abbiamo provato delle cose diverse e ci sembrava invece di rubare, diciamo, delle immagini. Quindi abbiamo mantenuto, diciamo, una geografia intorno al tavolo, che poi è sempre un po' la stessa, parte anche da Belvanera, però piano piano abbiamo abbandonato questo approccio più documentaristico che ha Belvanera rispetto al film successivo. Beh, questa cosa della tavolata a me mi è venuto un colpo quando l'ho vista in Re Granchio, non avevo visto Belvanera e Il Solengo. E c'è un film di Woody Allen che io adoro, forse che è uno dei suoi film preferiti, che è Broadway Danny Rose, un film del 1984, e sti due matti hanno fatto Woody Allen. Questo per far capire quanto lo diciamo anche agli appassionati di cinema. No, invece la storia già li stiamo conoscendo, la storia di Alessio e Matteo dimostra che non ci sono confini. Non ci sono confini geografici, non ci sono confini produttivi, non ci sono confini di genere. Perché guardate questi due che pensieri che hanno nel momento incontrano Ercolino, e la tavolata è Broadway Danny Rose, perché Broadway Danny Rose di Woody Allen si apre con un gruppo di comici che sta a un tavolo, è identica la struttura, identica all'idea che hanno De Righi e Zoppis trovandola, e ricorderanno la storia di Broadway Danny Rose, racconteranno, cominceranno, ma te lo ricordi Broadway Danny Rose? Ci sono le stesse, non so se l'avete mai recuperato, vi verrà un colpo se lo rivedete. C'è la stessa idea, lo sai? Te l'ha detto qualcuno già? No, mi verrà un colpo forse, però forse sai, quelle cose rimangono lì. È stupendo. Mi è venuto un colpo a me, perché è un film di uno dei Woody Allen che io preferisco, è in bianco e nero, è dell'84, e parte proprio con questi che stanno in un locale di New York, tutti questi comici che ricordano un impresario. Ma te lo ricordi Broadway? E a quel punto Allen fa partire il film esattamente come fate voi con Re Granchio, cioè una cosa pazzesca, veramente molto bella. Ok, vi verrà un colpo. Il cinema non si ripete. Che meraviglia, ma io lo dico, per me è una cosa bellissima, esatto, ed è stupendo come però certe cose, no, rimangano possibili e simili tra artisti di mondi diversi, paesi diversi, anni diversi. Molto affascinante tutto ciò che ci stanno raccontando Alessio e Matteo, quindi per esempio, appunto, cominciamo a conoscervi anche come gusti vostri. Il western vi piace? Sì. Ok. A me molto. Western preferito di tutti e due, veloce?
Matteo western preferito è di Matteo di Montelman, mi piacciono molto. Va bene, quindi la sparatoria, The Shooting di Monty Hellman, va bene, ok, i western esistenzialisti di Monty Hellman. Un Peckinpah, io. Quello piuttosto, più trucido, De Righi, ok, più... passiamo da Monty Hellman, che è proprio quasi dolce, ed esistenzialista, a Sam Peckinpah, magnifico. Guardate Sisset che capiello che ha scritto nei ringraziamenti finali. Sì, qua cominciamo a intersecare anche i mondi di Zoppis e Perichi con Rohrwacher. Nei ringraziamenti finali di Re Grant si cita Alice Rohrwacher, solo riferimento con ispirazione a questo punto di collaborazione. Peraltro anche la meravigliosa Emma arriva proprio dal mondo di Alice Rohrwacher. La domanda nasce anche in considerazione del percorso che si sta descrivendo. Il valore delle storie, il documentario come strumento per indagare l'immaginario dentro il reale, l'uso della pellicola con la sua organicità. È pellicola, giusto? È pellicola, giusto, sì, è pellicola, giusto. Alice Rohrwacher è un'amica ormai, io amavo molto i suoi film e l'ho conosciuta a Buenos Aires, siamo rimasti in contatto, lei ci ha dato una mano nella fase di casting, anche se poi in realtà Emma, che è Alexandra Maria Lungu, che ha recitato nelle Meraviglie come da adolescente, bellissima, che era, lei si è presentata a un casting aperto che noi abbiamo fatto a Viterbo. E da lì ci è piaciuta molto, ovviamente, e l'abbiamo riconosciuta come la protagonista delle Meraviglie. Abbiamo iniziato a lavorare con lei, abbiamo riscritto il personaggio praticamente su di lei, su questa forza, questa stupenda. Stupenda, era il personaggio di Alice Rohrwacher nelle Meraviglie, era ella stessa. Abbiamo avuto Alba Rohrwacher, lo sapete, l'unica twitchata della sua vita l'ha fatta con noi, e abbiamo ricordato appunto quanto era stata difficile per lei essere sua madre, ci ha detto delle cose bellissime, perché Alba era sua mamma praticamente nelle Meraviglie. Ma visto che vogliamo salutare Matteo, che fra poco ci lascerà, io dico, avete già capito qualche cosa? Ricordiamoci appunto i 5 minuti di Belvanera che abbiamo visto, adesso ci spariamo i 12 minuti del Solengo, perché arriviamo sempre più vicini a Re Granchio. E poi Matteo, se puoi, 12 minuti, poi ci salutiamo e ti liberiamo. Vai, scusa Mirko, lo faccio partire io, prima ovviamente non ci ho capito niente come al solito, il Solengo lo fai partire te Mirko, scusami, esatto. Vai col Solengo, momento Cineforum, De Righi e Zoppis, li stiamo conoscendo sempre meglio, passano 2 anni da Belvanera, i due cominciano a capire sempre di più e continuano a raccontare e trovano altre storie. La storia del Solengo, 12 minuti iniziali del Solengo, 2015, 70 minuti, vai. Si racconta a Vegliano la storia di Mario De Marcella, così. Siccome a Vegliano e Mario, quelli che si chiamano Mario sono quasi tutti mezzi sonati, per distinguere quale Mario era, dicevano Mario De Marcella, e la madre si chiamava Marcella. Con la gente normale si comportava in modi strani. Se lui ti diceva buongiorno, tu le potevi rispondere. Ma se lo dici tu buongiorno, non gli andava bene. Ha fatto la vita da eremita in quel modo, a Prato Longo, e vive in quel sistema lì. Ho avuto sempre paura di salutarlo. Dopo risponde male.
servizi della ricerca. A comandante, ci mettono una persona competente che sa come fanno le cose, ma le cose, ci mettono le persone che non sanno niente. Ma c'è la fortuna che danno che voli. Poi la caccia l'avevo pure chiuso. Ah, grazie a te, per 4 mesi. Ha battuta che hanno fatto qua, ne hanno ammazzati 10, ti ricordi quel giorno? Sì, e poi l'hanno lasciati ancora dentro, vediamo se ne vede qualcuno per carbonare. Ma questo gli andavano pure a caricarli. E viene. Niente, adesso. Uno faceva 140 giga, il più grosso, quello anche piccoletti. La provincia organizza proprio le battute fuori stagione. Dunque la caccia al cinghiale. Ma tu il tuo, ma devo fare il mio. La caccia al cinghiale adesso è organizzata bene. Sì, porca madonna, sì. Ci sono troppi forestieri, però. Sono bravi. Tutti i forestieri, perché i locali non ci sono. Non ci sono. Se tu levi tutti i forestieri. Però sono bravi. La cacciatella, qui da noi, 15 persone. Per vi dico una cosa. È difficile che va bene. Ma ascoltami, stai zitti. I forestieri stanno qui dentro, io non ci voglio. Se mi devono dare i soldi, pure a me, non che i soldi per entrare in riserva mia. Io voglio i paesani entrare in riserva mia. I forestieri non ce li voglio. Già vi ho detto bene bene. Questo accordi che si prenderanno quando parliamo. Il regolamento prevede che li potremo portare su tutta la riserva. Non credo. Voi dei soldi, io ti vedo la riserva a voi. Ma che soldi vi? Mando via pure i soci quando potete fare cazzo. Ma che cazzo è? Non mandi via ma nessuno sta qui. Comando io, belli. Ma che ammazzare. Ma ve l'ho detto, pure a te l'ho detto. Guarda che ti ho portato. Andate a trovare. Da Mario. Da Mario? Ma giù alla grotta, tu sai? Sì, sì. Ma è bello, questo l'ha fatto lui a mano. E che ci faccio con questo? Se ci metti a sera. I funghi non l'hai portati. Mi porti questo che a me mi piace poco. E beh, basta che bevi, grappa, vino. Non lo dico, porco. Ma come non lo dico? Perché non lo dico? E c'ha pure tua moglie. Ma io non ho paura di nessuno. E allora un po' beve. Te porto due vipere e te li metto dentro al letto. Sì, dentro al letto, vabbè, portami due vipere, sì. Ma portami i funghi. Non ce l'ho, te posso portare anche due di questi. E portami anche due di questi, che fa messo favore, almeno mi ci faccio mettersi dalla gente. Certo. Comunque che è bello. Questo me l'ha portato Bruno. Mi dice che è di Mario De Marcella, non lo so. Mario Marcella, per certo cosa. Facile, sì, lo faceva queste cose. Ma quindi gliel'ha fregato. Ma non è fregato, questo le faceva lui, le faceva. Poi dolce. Questo è cagliato. Ha fatto una vita sempre solo. Andava su alla mattina con mezza pagnotta di pane. Ma quando stava lì a Prato Longo? Sì. Andava a Prato Longo, faceva le cose, faceva le ceste. Andava a passare, sentiamo un po'. Passava lì alle staglie, giù. Passava la vetellice. Poi saltava di là. Sì, la vetellice e poi saltava sotto. Ma io venivo a notare già la lega, e come notava? Non me lo ricordo. Notava per traverso così, ma prima la riusciva. Lo vedevo quasi tutti i giorni, quando andavo sempre in campagna, no, a Vigliano, incontro sempre sulla strada qua, e tante volte portava un carrettino con un manico, faceva così, se portava la roba, ritornava indietro dopo al pomeriggio, alla sera, e andava sempre giù a sta grotta, si vede che si portava la roba, e per il bagnato, e poi si faceva l'orticello, ricoglieva la roba. Un giorno i cacciatori hanno fatto cacciare laggiù, a cinghiale si è messo a battere i barattoli, andate via, e batteva con questi bidoni per mandare via i cinghiali che voleva che ci cacciavano lì da lui. E il cacciatore diceva, ma che vuoi, state zitto, no, andate via. Parlava solo tutto così, ma non parlava con nessuno. Le stranezze le aveva, perché un giorno mi ha fatto la cacciata lì, dove stava lui, ha detto, Mario, vieni via, che me ne dice, passano tutti i cinghiali, e noi tocca sparare proprio lì. E lui invece di venire via si è messo a mangiare le caccavelle, quelle cose. E un'altra cosa strana è successa con il nipote
con Carmine qui, con coso di Ercole, che è andato lì, l'ha salutato. Mario, buongiorno, come stai? Come va? E invece di rispondere, si è messo a far bisogno. Tira giù qua, si è messo a far bisogno davanti a lui. È rimasto male, questo se n'è andato, in quel modo. Che era un po' estroverso, quello sì. Matto, io lo escludo. Un po' strano, un po' estroverso, sì. Ma chi dice che era matto, non lo giudico matto, via. Io l'ho conosciuto sulla campagna, San Monte Casella, delle zone proprio impervie. Allora lo vedi, però uno se faceva l'affari sua, perché se tu andavi a dire qualche cosa, c'è prima il rischiave. La vigilia di Natale, io passavo col cavallo che giravo e ho visto un fuoco dentro la macchia, proprio al confine di Vegliano, le crete, proprio al confine che dopo c'è il canale. E sono andato su, quanto era questo qui, dico che fai? Dice niente, dice sto a far fuoco, dice ho freddo, stavo a far fuoco lì. Poi ho ritrovato San Mignolo, che l'ho raccontato. L'ho ritrovato che andava con un bastone e mi dava fuoco come faceva gli spetti. Io facevo delle cassette per chiappare le donnole, no? Che sono quelle che mangiano le lepri, no? E questo che faceva? Ci metteva dentro la robaccia, poi piava e gli dava fuoco. Allora ho detto, sin dalla fa finita, dico qualche giorno o l'altro le butto qua dentro. Allora questo qui c'hai al palo. Non sapeva che gliela fanno, quando ha vista così, ha acchiappato il palo, l'ha buttato dentro un Mignolo così e poi è andato via. Maria Marcella lo chiamavano un solengo, lo chiamavano in quel modo perché si era isolato, ma si era isolato lui. Non so se l'avevano fatto isolo agli altri. Nelle cose recignali succede che la battuta del branco isola uno. Ma Mario De Marcella è successo che chiamavano solo Engo uguale, sempre solo, ma non si sa perché, se ha avuto le cose familiari, vicissitudini familiari, si era isolato da lui. Il perché non l'ha capito mai nessuno, però. Dopo faceva sta vita da solo. Ce n'era uno che veniva più all'acqua lì, all'acqua Cetosa, no? C'è stato male all'acqua Cetosa? Ci sono 4-5 scalini, no? Scendeva giù questi. Allora questo l'ha fatto, era uno un po' polemico quando parlava. Dice Mario, dice, che fa? Dice, questo freddo che sta in giro. Questo l'ha detto, alzato sulla cosa così. Ringrazia Dio che siamo qui, perché dopo dicono che io so. Dice, se no lo sa che te facevo. Dice, te davo una botta sulla capoccia, dice, il cervello te lo faceva arrivare. Questo dice, ma che t'ho detto io? Sta zitto, l'ha fatto un par di volte, allora questo si è zittato, gli ha paura. C'era sta cosa che lui, stando per sé, era normale. Poi se non fastidivi poteva diventare pure cattivo. Ok. Allora, Matteo ci sta lasciando, abbiamo visto i primi 12 minuti del Solengo, abbiamo rivisto delle cose di Belvanera. Io ho una marea di domande. La prima è, erano cambiati loro rispetto a Belvanera? Volevano parlare, tendevano a essere più prolissi anche a volte, no? Secondo me no, è un po' cambiato il rapporto nostro, per cui all'inizio loro erano leggermente più attenti a quello che dicevano, e poi mano a mano che facevamo film sono diventati molto meno attenti, quindi si trattenevano di meno, però questo film, diciamo, c'era anche l'idea, a parte c'è subito un'altra sovrapposizione, io perché non me lo ricordavo più, tra Bruno, che è quello che trova il quadrato, e il personaggio di cui si parla, Mario De Marcella. Sì, tanto che tu pensi che sia lui, esatto, è interessante l'inizio, perché pensi che sia Bruno, per come è montato il film, per come è molto interessante. Poi, come dicevo prima, questo film, diciamo, è una conversazione intorno a un tavolo del gruppo, diciamo, che parla dell'escluso, con cui però non hanno mai parlato,
Questo era il motivo. C'è sempre un racconto di qualcosa, no? Ci sono sempre i punti di vista, come la pantera, ci sono sempre dei racconti di qualcosa che voi ci celate, no? È interessante come procedimento, e siamo interessati a capire molto questi personaggi che sembrano parlare di loro stessi, parlando del mitico Mario De Marcella. Ho una domanda da fare. Il dialogo molto carino tra Bruno ed Ercolino, che accade come accade, cioè voi non imboccate minimamente. Bruno gli sta portando, gli sta portando, come si chiama quella cosa? È inquadrato, come dice. Voi state lì. Un cappello, un quadrato, okay, una gabbia. Voglio sapere, il cappello ad Ercolino non gliel'avete messo voi, il cappello a... No, lui se lo metteva da solo perché già aveva capito come funzionava. Diceva, ah, vabbè, vengono a girare, mi metto il cappello da cowboy. Vedi che, no, vedi che c'è da solo a quel punto. Vedi che c'è... Allora, vedi che la prima domanda aveva senso. Quindi c'è aveva un cambiamento senso in loro di consapevolezza della rappresentazione. E allo stesso tempo più... Okay. Sì, come diceva Matteo, più confidenza, nel senso che meno scrupoli da parte loro per dire e per esprimere il loro disappunto, la loro noia, la loro frustrazione rispetto al fatto che ci stavamo intervistando. Ok, quando Bruno arriva, quel dialogo come nasce? Che è molto sintetico, sembra scritto, come nasce quel dialogo? No, l'azione è definita, nel senso Bruno porta il quadrato a Ercole, il dialogo è abbastanza improvvisato, costruito, okay, diciamo, su varie prove, su vari take, per così dire. Però mi sembra sia abbastanza improvvisato, tant'è che a un certo punto gli dice te prendo le vipere e te le metto dentro al letto. Sì. Perché l'altro dice... Da c'era un tentativo nostro, forse timido, però di renderli personaggi, come cercavo di dire prima. E, tant'è che poi, mano a mano, il film più va avanti, più... No? Diventa un po' più un film di finzione, non so come dire, io non mi piace questa distinzione, però c'era già questa idea da subito, cioè non siamo andati lì a riprendere una cosa che accadeva, ok, basta, è accaduta con noi l'abbiamo vissuta, poi l'abbiamo riproposta facendo tantissime prove, tant'è che prima, adesso si capisce meglio perché abbiamo visto un pezzetto, però abbiamo ascoltato la conversazione a tavola noi stessi, abbiamo cercato di riprodurre, il film è un po' un tentativo di riprodurre ciò che abbiamo sentito, e appunto quella geografia del tavolo secondo noi rendeva loro dei personaggi. All'inizio li abbiamo ripresi, diciamo, più di quinta, rubando, diciamo. Sì, e sembrava che rubassimo, diciamo, dei momenti, e non ci funzionava. A un certo punto abbiamo detto, allora, se lavoriamo sulla distanza che loro hanno rispetto alla cinepresa, che è al centro del tavolo come concetto, loro parlano tra di loro, e quindi è una conversazione tra di loro, ma è una conversazione anche con noi che guardiamo il film. Il film evolve intorno a questa cosa, diciamo, appunto, Mario De Marcella non è parte della conversazione. È un modo in cui più avanti nel film uno dei personaggi definisce la condizione di Mario, dice non fa parte della conversazione, come si dice lì a Vegliano. Molto interessante, molto molto interessante. Qua a Deep Proverant è impazzito, mi ricorda un personaggio molto simile della mia zona, come del resto i veri narratori. Che storie, che meraviglia, guardate appunto cosa sono andati a trovare questi due signori. Quanto è importante per voi la natura legata fortemente all'uomo? Beh, c'è st'inizio che sembra Picnic at Hanging Rock, mi piace moltissimo questa roccia. Ecco, sì, sfrutto Renata, come sempre, che è sempre bravissima, e Renata mi aiuta perché siamo in connessione, per chiedervi, mi piace molto come inquadrate la natura? C'è, mi ricorda molto Herzog, che la inquadrava sempre un po' storta, non amava i panorami dove la natura era resa esteticamente più accettabile o tranquilla, no? Mi piace molto, come anche il Re Granchio. Che cosa dite appunto sulla vostra... No, nel Solingo l'intento era proprio quello, il contrario, quello di non creare una natura, di non inquadrare una natura tranquilla,
o convenzionalmente bella e quindi estiva. E da lì nasce innanzitutto la scelta di girarlo in inverno e poi quella di trovare degli score, insomma, di inquadrare delle porzioni che potessero comunicare quel senso lì di anche oppressione che sorge dal racconto, no? Da come questi personaggi iniziano un po' a descrivere, a triturare quest'uomo che ha deciso di vivere fuori dal gruppo. C'è anche un concetto delle stagioni, in realtà, su cui discutevamo spesso. Questo film appunto parla di un escluso e quindi il modo in cui si sente per noi rappresentava un po' l'inverno, mentre il Re Granchio, per esempio, inizia da una primavera dove c'è un innamoramento tra di loro, per poi invece andare dall'altra parte dove appunto diventa, cioè il paesaggio diventa sempre più desolato, sempre più vuoto, svuotato, diciamo, da tutto come personaggio. Cioè nella prima parte c'è la primavera caotica, no? del fiorire, e poi dopo invece diventa quasi un paesaggio di Goya. Molto bene. Matteo, tu devi andare via, vai via in qualsiasi momento, non ti voglio trattenere. Quando mi bussano, poi vado. Ah, meraviglia! Allora, rimani con noi. Dio, scusate. Molto bello, quindi stiamo sempre di più capendo cosa frulla in testa a questi due signori, anche questo discorso sulle stagioni. Molto interessante, le storie, le stagioni, i luoghi. Sentite, a me vorrei dire, è sempre più evidente, e come cineasti sono sicuro che ve lo siete posti come discorso, appunto questa cosa del Lazio, no? Cioè del far vedere una natura che non siamo abituati a vedere nel Lazio. Mi piace molto questo approccio, mi sembra molto consapevole anche di quello che non è mai stato visto. Però vorrei chiedervi, visto che io non sono proprio un onnivoro del lato documentaristico, no, della produzione italiana, il Solengo comincia ad andare in giro in una marea di festival, no, anche internazionali, e stiamo arrivando anche verso Re Granchio. Ma questa idea di ritrarre questo Lazio autunnale, di cacciatori, era sempre più forte in voi anche l'idea di lavorare con l'autore della fotografia a questi colori, il ragionamento sulle stagioni e di far vedere in poche parole quello che mi ossessiona è ok, abbiamo trovato una nostra immagine, va bene? Questa immagine aiuta De Righi e Zoppis a contraddistinguersi anche e poi arrivare alla creazione di Re Granchio, che è un'espansione ancora di più. Avevate trovato in poche parole il vostro territorio? Questo sto chiedendo. E questo vostro territorio era diverso da quello che si era visto prima? E quindi per voi, su di voi arriva un'attenzione anche produttiva diversa? Beh, l'immaginario, diciamo, il valore delle immagini poi è quello su cui abbiamo basato, a partire soprattutto da questo film, anche un po' in Belva Nera, fino ad arrivare al Re Granchio, tant'è che nel film poi si una delle sottotracce è quella, il personaggio stesso lo dice, non è il valore che trovi ma è l'immagine che vedi, quindi c'è, diciamo, tutta una nostra paranoia su che cos'è l'immagine, cosa significa l'immagine. Però sì, in realtà questo luogo lo abbiamo visto in quel modo, oppure noi vediamo così il Lazio, non lo so. Io non posso rispondere banalmente che non mi piace il caldo. Vabbè, già è qualcosa, già è qualcosa. No, da un lato nel Solengo c'era quello quel discorso della stagione, dall'altro c'è questa campagna che sta dietro Roma, proprio sta un'ora da Roma, vicinissima. È lì ed è da scoprire, no? Secondo me, non perché tutti la devono scoprire, ma era interessante per noi scoprirla, ecco, perché apriva dei mondi, ci portava dentro
dentro dei boschi antichi, dei luoghi in cui si raccontavano storie, in cui i personaggi si isolavano dal gruppo. Beh, è una campagna poi fatta di rude, di sassi buttati lì. Esatto. Visto quel sasso alla picnic a The Hanging Rock, come dicevi. È identico, cioè è identico, impressionante. Ma infatti in voi c'è tanto cinema australiano, cioè Sono un grande fan, no? Anche io, sì, Rolf mi piace Dahr, io molto. ho visto anche Rolf Dahr in Re Granchio, The Tracker. Sì, si vede che vi piace. E poi effettivamente, da pazzi quali siete, create questa nostra Italia da Oceania, effettivamente molto australiana e particolare. Io penso che questo sia fino a questo momento molto interessante il lavoro che state facendo da questo punto di vista. C'è un carrello nel Solengo che abbiamo visto. Quella scena bellissima di Bruno che sta camminando sempre in queste zone abbastanza impervie. È un carrello o non è un carrello? È Perché un il granchio. carrello elaboratissimo che Ah. consisteva nell'autore della fotografia seduto nel sedile posteriore di una macchina in folle, spinta da me e Matteo, spinta da me e altri, e guidata da Matteo. Beh, però c'era tutta una costruzione fatta dal direttore della fotografia in cui la camera era fissata in malo modo. No, in realtà no, era fissata con una grossa stella. Beh, Da qua, eh. con ammortizzatori però anche, cioè stava Sì, bene. si è evoluta negli altri film anche questa tecnica. Siamo riusciti poi a fare un carrello di, non mi ricordo, 200 metri. Chiedeglielo a A Re Granchio c'è un Daniele. carrellone della Madonna. Io E ho pensato quanto attenzione, eravate come felici ferma. quando è arrivato il carrello di Re Granchio. Ho pensato, qua i ragazzi stavano piangendo di gioia. Erano poi gli stessi punti, Guarda, solo Francesco, come per stagioni diverse. magia. Come per Ecco, magia, grande, eccolo, l'autore. eccolo. Eccoci qua. Piacere. Mi sto divertendo molto lì dietro le quinte, Sì, hai visto? Matteo non voleva parlare, poi all'improvviso ha cominciato a dire anche cose eh? interessanti e Sì. non batte Perché via, soprattutto non tu batte l'hai via, fantastico. sciolto, gli hai dato confidenza. Mi piace da Bene, morire. Beh, anche adesso. bravissimo. Senti, ma no, a questo punto vorremmo vedere i disegni di questa macchina in folle, Non spinta. abbiamo foto, però insomma era un fiorino dove tenevamo tutto il materiale della macchina da presa che Bello. abbiamo trasformato, sai, si apriva il portello laterale, no? Di questi piccoli. E lì abbiamo montato la macchina da presa e abbiamo capito che insomma la cosa migliore era spingerla e non tenerla in moto per avere insomma un movimento un po' più, Dolce, dolce po' più questo. dolce. Eh sì. E peraltro questa cosa poi l'abbiamo fatta anche nel Re Granchio, perché per un po' per mandare avanti questa No, tradizione. scusa, ma mi stai dicendo che nel Re Granchio quel carrello non è un carrello Quello old fashioned? lunghissimo, no, è un pick up su lungo la strada, perché abbiamo cercato quella location in funzione del fatto che avesse una strada a fianco. Bellissima, perché Quindi sembra è forestona, quindi ci sì, avevate la strada esatto, proprio invece c'è una attaccata. stradina a fianco e noi abbiamo usato il pick up dove il mio capo macchinista, insomma, ha costruito qualcosa di molto più professionale di quello che avevo fatto nel Solengo, insomma, da solo. E lì abbiamo fatto quel carrello che è spezzato in due parti, ma in realtà è un'unica carrellata di, penso, era tipo un'ottantina di metri, una cosa del Eh sì, genere. anche di allora più. per Sì. non renderlo criptico ai nostri amici, è una cosa che accade nella seconda parte di Re Granchio, la parte appunto in No, Patagonia. no, no, Ed no. No, 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 questo qui è... è la parte in Italia. Ti ricordi dove parlano lui e lei va davanti alla croce? Ok, Quello è ah un sì, carrello certo. lunghissimo. Quello in Ok. Patagonia è più corto. Penso che tu ti riferisca a quello della foresta, giusto? Certo, Sì, certo. quello invece è un carrello vero. Sì, è un carrello vero. Poi Ah, avevamo un ok. altro carrellino che insomma invece stava su degli stativi perché chiaramente in Patagonia il terreno era veramente dissestato, soprattutto Spugnoso, spugnoso. spugnoso potremmo dire. Quindi per fare alcuni piccoli movimenti l'abbiamo fatto con questo carrello che si montava su degli stativi con due tubi e potevamo fare dei carrelli anche lì, insomma. Beh, ci siamo divertiti. Lunghi. Beh, fantastico, fantastico.
E quindi Simone, grazie. Abbiamo con noi anche il grande Simone D'Arcangelo. Stiamo appunto capendo anche tutti i collaboratori attorno a questo progetto, esplorando molti punti di vista diversi per espandere le storie. Come lavorate sul montaggio? È una fase che vi richiede particolarmente tempo, dovendo un po' riordinare questi frammenti di verità apparente? Rispetto al Solengo, assolutamente sì. Il montaggio è durato un anno. Io e Matteo abbiamo proprio bombate così proprio tagliuzzo, insomma, abbiamo lavorato a lungo sulla costruzione di questo discorso, fondamentalmente, no? E quindi sul dialogo che ha, sui dialoghi che vengono fuori fra di loro, sulle parole, sulle pause. Noi due lavoriamo sempre al montaggio, cioè seguiamo, diciamo, tutte le fasi. E questo film abbiamo proprio montato gran parte del film, però poi abbiamo collaborato con un montatore argentino con cui abbiamo lavorato anche in Re Granchio. Andres P. Estrada? Andres Pepe Estrada, sì. E che invece ha guardato, diciamo, il montaggio con un occhio fresco e ha detto: ragazzi, questo va di qua, questo va di qua e questo va di qua, ed è fatto. Insomma, abbiamo chiuso così il film. Ottimo procedimento, direi. No, anche perché fosse stato per noi, forse avremmo montato per un altro anno, probabilmente. Sì, assolutamente, ragazzi, che stiamo scherzando. Usate Andres fino a che proprio spremetelo al massimo proprio. Mario De Marcella, personaggio di Paul Schrader. Ma guarda, io vedendo Bruno sembra un aborigeno di 12 canoe di Rolf Dahr, cioè a me mi sembrano più australiani a me questi, cioè, sono incredibili, so The Tracker di Rolf Dahr, cioè tutto il cinema di Rolf Dahr nel The Tracker è western, infatti, peraltro uno dei suoi film più belli. Che bravi che siete, ma mi piacete troppo. Vabbè, allora Simone, sono due, ma io non so dove andrete a parare voi due, è questo che mi affascina. Io sogno, l'avete già fatto appunto, un film in costume che poi diventa anche una caccia al tesoro. Ecco, stiamo entrando nella zona Re Granchio perché avete un po' capito che siamo andati là. Zoppi dice: no, guarda, vieni, c'è sta la pantera, c'è mio padre, passiamo lì, ho sentito, e Belva Nera è così. Poi il Solengo, di nuovo c'è la locanda, questi fissano e hanno ragione, sono due bravi registi, vedono sta locanda, sentono che c'è l'energia del racconto, il tavolo, vi verrà un colpo quando vedrete Broadway Danny Rose, perché è la stessa idea. Woody Allen filma proprio un grande ristorante di New York dove ci sono questi comici che si incontrano sempre e si embriagano. Ok, quindi proprio uguale, si mettono a raccontare delle storie. Quindi va bene, hanno visto il tavolo, hanno visto il colino, c'è Poro Giovanni, insomma, aumenta sempre di più questa comunità e abbiamo capito anche i procedimenti che usano. E adesso arriviamo verso Re Granchio. Scusate se vi assillo sempre con il vostro posizionamento, perché secondo me Re Granchio dobbiamo parlare per forza di questa espansione, che è anche un'espansione prima di idea e poi però produttiva. Dov'è che arriva prima una e poi l'altra? In poche parole, Alessio e Matteo, a quel punto, dopo anche i risultati molto buoni del Solengo, che cosa sono in questo momento e come arrivano a Re Granchio? Dico Re Granchio in a nutshell, come dicono i nostri amici anglofoni, cioè è una storia interessante in cui loro fondono tutto. Parte con la locanda, parte con il ricordo di un'Italia di fine Ottocento, della Tuscia, dove c'è un signore che ha una storia d'amore tormentatissima con una signora del suo paese, c'è una distinzione molto forte e molto dura tra popolo e nobili in quel momento, e poi addirittura pensate che questa storia finirà in Patagonia, dove vedremo questo signore che cercherà un tesoro. Questo è il Re Granchio, proprio in sintesi di trama estrema. Come è possibile arrivare lì? Abbiamo sentito delle connessioni di Alessio con il mondo argentino, poi ho visto che Alessio ha anche lavorato appunto come assistente alla regia e anche come attore.
ci sono tracce di te attore in un film. In un paio di film di Mattia Spigneiro, però le mie doti d'attore sono evidenziate dal fatto che in un film mi si vede e non parlo, in un film parlo e non mi si vede. Quindi forse... Già c'è da lavorare su quell'aspetto. C'è da lavorare. Come arriviamo a questa costruzione gigantesca di Re Granchio? Che, ragazzi, qua sono troppo curioso. Voglio sapere proprio... Vai. No, io mi immaginavo questa specie di box di DVD con tre DVD. Fatto come una casina di caccia, anzi, se c'è qualcuno che ci vuole aiutare a farlo, cioè, tu c'hai già il packaging, Zocchi. Siete una generazione, siete magnifici. Ce l'avevo da belva nera, cioè. Un genio. Allora, Zoppis, tu sei un maledetto perché hai capito, non volevi parlare all'inizio. E io vi chiedevo, ma voi sapevate chi eravate? E no, non cazzo, te vedevi già il box set, vedevi già. E ci ho messo un'ora a tirartela fuori sta roba, però ce l'abbiamo fatta. Questa è una cosa da grande cineasta, non da mitomani, un po' da mitomani, ma i mitomani... Matteo, di mitomania oggi, purtroppo. No, Matteo, al di là dell'oggi, dove il problema non è l'ago di Andrea Pazienza, ma è l'ego... la droga di oggi, ma la mitomania, amico mio, lo sai che se tu non fossi un mitomane non saresti diventato un regista. La mitomania, te lo dico sempre da critico investigatore dell'incubo, sai che è la mia ossessione, se siete voi registi, ne ho incontrati tanti nella vita, vedimi, tanti, e vi adoro e vi rompo il cazzo e vi interrogo, vi psicanalizzo, però... Matteo, è tutto giusto, tu vedevi il box set, è follia, ma senza quella follia non potevi arrivare alla Kenzen con Re Granchio insieme a quell'altro mattoide, quindi complimenti. Ci ho messo un po', però no, mi sembrava strano che stavate lì, no vabbè, boh, arriviamo là, Ercolino, la Locanda, poi arriva quell'altro, Paolo Giovanni, e noi stavamo lì così bene. C'è questa... No, veramente molto affascinante. Mi ripetete che classe siete? Non la classe delle medie, che ho capito che non vi ricordate un cazzo. L'anno di nascita. L'anno di nascita. 1986. Siete dei pieni millennials. Perfetto. E avete anche questa passione, siete cresciuti proprio immersi a cellulari, i social nascevano che avevate 20 anni... quindi insomma questa passione per andare in controtendenza rispetto a tutto ciò che è stato un bombardamento che subisce anche la mia generazione, voi ci siete proprio cresciuti dentro, mi sembra anche questo interessante. No, una generazione di mezzo in realtà, secondo me, cresciuti con i primi, con la pirateria da un lato, che era la forma di svago, e poi dall'altro con sì, con i primi computer, le prime connessioni ad internet a 56k, ancora quel rumoretto. Aprire un'immagine di qualunque cosa, ci mettevi 3 ore. Cioè, una generazione strana, secondo me, che è un po' di qua, un po' di là. Sì, anche io, per esempio, mi ricordo i film, li vedevo da ragazzino in VHS, li rubavamo a casa di mio zio, che lavorava a Chuck. E c'aveva le collezioni dell'Unità, del cinema italiano, del cinema anni 70 americano, certo, western, gli spaghetti western, VHS. C'erano bianchi e neri, come no? Fece uscire anche, quello era Veltroni quando era direttore dell'Unità, fece uscire anche Castoro Cinema. Li fece uscire tutte le monografie di Castoro che ci andavamo a comprare. Io ero già studente al DAMS di Bologna e voi eravate pischelli, bravi. E, ok, dietro Alessio la locandina di uno dei film più noiosi e allo stesso tempo più appassionanti di sempre. Guarda, sono a casa di Giulia e Simone. Che sono rispettivamente l'autore della fotografia e l'aiuto regia del Re Granchio, okay. A Palermo.
Ok, fantastico. Zoppis, se lo so dimenticato lì perché lo dovevano andare a prendere, non c'è più nessuno, Matteo, cioè proprio sei fermo lì. Sono scappati. E fra poco invece salutiamo Alessio che deve andare a prendere l'aereo. Mi dovete dare soddisfazione, adesso basta, mi dite come arrivate all'Argentina, che è anche coproduzione, c'è anche, dunque, Re Granchio è Ring, c'è anche Francia? C'è anche, no, Francia, c'è Argentina, che viene dopo però, e inizialmente è l'Argentina, perché io vivo lì, e quindi c'è da un lato il racconto che noi abbiamo sentito alla Casina, e nel racconto della Casina c'è l'Argentina, la fuga in Argentina. Quindi, scusami se ti interrompo Alessio, di nuovo c'è una storia, di nuovo c'è un grande personaggio in racconto. Di nuovo, sì, mentre giriamo il Solengo, di nuovo c'è un'altra storia che ci ispira a questo film, Il Granchio. E i dettagli questa volta più vaghi, che si perdono nella memoria di queste persone, perché si parla di una storia vecchia, troppo vecchia. E abbiamo ricercato poi con Matteo il nome di questa persona negli archivi delle navi arrivate in Argentina all'epoca, ne abbiamo trovata una, e casualmente mentre presentavamo il nostro film Il Solengo al Bafisi di Buenos Aires, abbiamo fatto un viaggio con Matteo nella Terra del Fuoco, e io credo che l'ispirazione, diciamo, del racconto epico che finisce alla fine del mondo nasce un po' lì. Tanto Matteo ti dirà un'altra cosa. Io infatti, secondo me, loro parlavano della terra dei fuochi. Che... abbiamo pensato alla terra del fuoco. No, diciamo che in realtà parlavano sì dell'Argentina. Poi. Cioè. Senti, ma visto che abbiamo cominciato anche a conoscerli, soprattutto Ercolino, voglio sapere... c'erano i loro genitori? Cioè, l'avevano incontrato, cioè, i nonni dei loro genitori? Da dove arrivava questo qui che aveva fatto casino, che era scappato? Loro, stiamo parlando di fine 800, dai, alla fine poi non è così tanto in là, perché Ercolino quanti anni ha? Avrà 80 ora. Quindi i suoi genitori gliene parlarono di questo qua, cioè i genitori di questi che... perché li stiamo un po' cominciando a conoscere, poi ragazzi se vi recuperate la bella... La storia è mescolata, diciamo, in realtà è collegata al padre o al nonno di Mario De Marcella. Ah, ecco, ok. Però gli elementi poi erano molto confusi, per cui non sappiamo poi veramente chi era. Come arrivate a prendere... qua si potrebbe fare un'altra ora di chiacchiera. Alessio, avvertimi, perché io, sì, a me sì, mi sta piacendo. Tra due minuti ti saluto. Zoppis, ho capito che non mi ritrovo a casa. Credo che... come arrivo a casa mia, proprio ormai è andata. E, come arrivate a coinvolgere Gabriele Silli? Allora, Gabriele Silli è lo splendido protagonista di Re Granchio. Faccia pazzesca. E come arrivate a Gabriele, che ho visto che non è proprio uno, è un artista, non è un attore? Sì, Gabriele è un artista amico, diciamo, Gabriele Silli, e ci ha sempre ispirato, cioè, abbiamo iniziato a pensare a lui come possibile Luciano, che aveva delle caratteristiche, almeno nella mia testa, fisiche, che lo avvicinavano così a un immaginario di personaggio, a come io mi immaginavo un po' il personaggio, e poi anche di atteggiamento, di come lui è nella vita. E lui, secondo me, è un attore nato che però fa l'artista plastico, in realtà. E gliel'abbiamo chiesto e lui si è subito buttato nel progetto, con grande passione, con grande dedizione. Si è fatto crescere sto barbone, che lo vedi è la testimonianza del tempo che è passato da quando gliel'abbiamo chiesto la prima volta a quando abbiamo poi girato, è molto molto tempo. Ed è cresciuto molto, secondo me, tra la prima e la seconda parte, anche in Argentina era ormai così, una star del cinema western.
era una star del cinema western. Ragazzi, ci vediamo. Adesso ci hanno mandato le quattro clip di Re Granchio. Noi dobbiamo spingere anche chiunque sia rimasto incuriosito da questi due cineasti bizzarri e però penso molto stimolanti e allegri e pieni di voglia di lavorare in un modo interessantissimo. Beh, insomma, chiunque sia rimasto stimolato da Alessio e Matteo corra, se può, a recuperare Re Granchio. A Roma lo fanno al Mignon e al Greenwich. Alessio adesso sta andando, arrivi dove arrivi Alessio adesso oggi, se parli? Adesso credo torno a Roma. E Matteo, tu stai facendo il giro dove invece? Io vado, sono a Venezia, vado a Trieste tra poco e poi a Roma. Stasera c'è Pisa, in realtà anche Pisa. E poi c'è anche Pisa, e poi ci sono domande di Sishet che si è capito che è molto dentro il vostro lavoro fin dall'inizio, ha fatto delle domande bellissime. Come discriminate tra una storia ascoltata che vi convince per un film rispetto ad una che non vi convince? È immediata intuizione, domandona, o vi confrontate spesso per molto tempo sulle storie con cui venite in contatto? Mi sembra di capire che parlano molto Alessio e Matteo, non è tutto molto pensato. Domandona, non so se forse c'è un'intuizione iniziale, sai, quella scintilla lì che ti stimola l'obiettivo finale, che ti fa vedere quello che può essere, e poi tanta discussione, ovviamente, tanta conversazione, tanta discussione. Però è così, è veloce. È così, è veloce, con uno schiocco di dita. Ci vediamo la prima clip di Re Granchio. E io vi saluto, io vi devo salutare. No, mo andate, mo mi sento triste. Mandiamo qualcuno? Tommaso? Allora facciamo così, vi bacio, vi abbraccio, tornate a trovarci perché siete troppo divertenti, ragazzi. Quando miei, vuoi. E ancora complimenti, perché proprio ci sono tante cose da chiedervi, è molto misterioso e molto bello il vostro lavoro. Abbiamo parlato con Alessio Rico De Righi e Matteo Zoppis, uscite tranquillamente, io manderò la clip di Re Granchio e rimarrò con i nostri amici fino alla fine, fino all'una. Grazie amici miei, ringraziamo anche Tommaso, ringraziamo anche Simone D'Arcangelo, Giulia, cognome di Giulia, cognome Di Maggio, di Giulia Di Maggio, perfetto, grazie Simone D'Arcangelo, grazie Giulia Di Maggio, grazie Tommaso Bertani, grazie Alessio Rico De Righi, grazie Matteo Zoppis, baci, potete uscire. Ciao. Ciao. Vediamo se escono i nostri amiconi. Eccoci qua, ecco il faccione che è tornato. Grazie Mirko, sempre in cabina di regia, magnifico. Abbiamo salutato Alessio Rico De Righi, che incontro buffo. E anche Matteo Zoppis. Sishet ha fatto domande stupende. Lunga vita a voi e ai vostri magnifici film. Sì, sono d'accordo con il nostro amico Sishet, che è stato molto molto attivo. Io penso che sia l'inizio di una bella storia, quella di Alessio Rico De Righi e Matteo Zoppis, che un pochino abbiamo provato a raccontarvi stamattina, perché poi appunto ricordiamocelo, caro D'Alessio, se questi qua se sbagliano, come facciamo noi con il nostro humor romano orribile, se questi qua se sbagliano e tra 10 anni hanno vinto la Palma d'Oro, io e te, Mirko D'Alessio, almeno ricorderemo che la loro prima grande twitchata di cinema online è stata solo e sempre sul canale di Bettaste. Vediamoci la prima clip. Fino al paese
giorni. Amore, amore, canta col cuore. Abbiamo riconosciuto Maria Alexandra Lungu, che è cresciuta moltissimo, no? Dai tempi delle meraviglie di Alice Rohrbacher. Questa è la prima clip di Re Granchio, che adesso è in sala. Abbiamo parlato fino a pochi minuti fa con i due mattissimi Matteo Zoppis e Alessio Rico De Righi, autori di questa veramente affascinante cavalcata dal 2013 dentro queste storie della campagna laziale, di cacciatori, di eremiti, di pantere, locande, tanto vino, tanti racconti, tanti punti di vista diversi. E poi all'improvviso, dopo 10 anni, poco meno di 10 anni, convergono questi loro lavori, Belvanera e Il Solengo, convergono dentro Re Granchio, che è la storia. Loro ascoltano un'altra storia, la storia di Luciano. Luciano è scappato da Vegliano, da questa zona appunto della Tuscia. Possiamo far vedere le foto, Mirko, adesso? Facciamole vedere, perché abbiamo parlato, facciamo vedere anche i luoghi appunto di Alessio Rico De Righi e Matteo Zoppis, perché appunto io stesso da laziale non conosco, ecco, vedete, Vegliano è questo punto rosso poco sopra il lago di Bracciano. Adesso Mirko, ma guardate che fighe che sono i Twitch, le Bettiste. Mirko si avvicina, quello sotto è il lago di Bracciano, questa è la zona appunto di Vegliano, questo è il Lazio, e questa è l'immagine dal satellite, guardate un po', appunto, perfetto. E la cosa buffissima, Mirko, adesso facciamo proprio il passaggio esatto, questa è l'Italia, e poi parte lì Re Granchio, parte lì alla fine dell'Ottocento con una produzione in costume, che voi penserete, oh mio Dio, ma sti due come hanno fatto a fare l'Ottocento con poche cose? Avete visto l'immagine anche di Luciano e la sua bella, che vanno appunto, Emma, che vanno a Ruscello. Il film è molto così, è molto, adesso facciamo vedere altri clip. Sicuramente De Righi e Zoppis non hanno fatto scene di massa, e c'è un ricevimento al castello dei nobili della zona, che anche quello è risolto in modo molto brillante a livello registico, con pochi costumi, pochi personaggi, ma diciamo un'ottima ricostruzione del periodo. E avete visto che c'è qualcuno che osserva questi due innamorati che vanno al Ruscello, avete visto che lui ha un rapporto con la bottiglia pericoloso, e questo è il Re Granchio, questo è l'inizio. Quindi De Righi e Zoppis incontrano quest'altra storia di fine Ottocento, che probabilmente o Ercolino ci hanno detto che sono i nonni o il padre dell'eremita del Solengo, di Mario De Marcella, Mario figlio di Marcella, quindi Mario di Marcella, perché tutti si chiamavano Mario, come spiega appunto Poro Giovanni come narratore all'inizio del Solengo, che abbiamo visto con questo inizio molto bello, molto picnic e hanging rock di Peter Weir, questa inquadratura di questa roccia anche sgraziata, pericolosa. Abbiamo ragionato anche con loro su questo modo di inquadrare la campagna laziale senza renderla calda. Abbiamo scoperto che Zoppis non ama il freddo, non ama il caldo, e renderla anche abbastanza ostica, per non dire pungente, quasi spigolosa. E quella roccia molto picnic e hanging rock in apertura di Solengo dava molto questa idea, un Lazio quasi visto come fosse l'Australia. E ecco, Re Granchio poi arriva a questo inizio che viene raccontato dai cacciatori nella locanda, incredibile vicinanza con un film di Woody Allen del 1984 in bianco e nero intitolato Broadway the Nero, in cui la vita di un impresario comico viene ricordata da comici che stanno in un locale e cominciano a parlare di Broadway the Nero, che poi verrà interpretato da Woody Allen. E via, qua parte con Luciano, che è interpretato da Gabriele Silli, un artista, e quindi non un autore professionista, che vi innamorerete di Gabriele Silli, ha un bellissimo viso e una bellissima imprevedibilità caratteriale legata al fatto che
ti aspetti qualche cosa che poi magari non arriva immediatamente, quindi crea un gioco interessante con lo spettatore il corpo di Gabriele Silli, e che poi hanno detto che non era un attore professionista, ma nella seconda parte si era proprio ormai, era diventato una star del western. Perché? Perché la seconda parte di Re Granchio, che voi ci crediate o no, se non ci credete andate a vederlo al cinema, è ambientata in Patagonia. Possiamo far vedere, Mirko, le immagini della seconda parte, perché avete visto Lazio, Bracciano, Vegliano, ecco, guardate il puntino rosso della bandierina di Google, là si svolge la parte finale di Re Granchio, quindi siamo passati dal Lazio, da Bracciano a qui. E come critico cinematografico sono molto affascinato da due cineasti che riescono a montare, come si dice in gergo, un film di questo genere, appunto partendo da una leggenda locale che viene dal loro lavoro documentaristico, per poi arrivare a questa storia, la storia di Luciano, che è una storia che parte nella Vegliano di fine Ottocento per poi arrivare in Patagonia qualche anno dopo, perché Luciano si è trasferito lì. E che cosa è diventato? È lì, cioè, ci sono tesori, pistole, sparatorie nella giungla, montagne, laghi tra montagne, granchi magici che ti portano, che uno pensa quasi a Jack Sparrow, pensa quasi ai Pirati dei Caraibi, ma questi granchi ti portano dove c'è un tesoro, e cercheremo appunto di capire che cosa succederà al nostro protagonista. È successo qualcosa che lo ha portato lì, ed è successo qualcosa di traumatico in relazione alla fine della prima parte, ambientata nel Lazio a fine Ottocento. Il personaggio di Luciano sembra quasi un alieno, mi ha ricordato tanto di quel misto di attrazione e repulsione di Scarlett Johansson in Under the Skin, che per creare distrugge. Questo è Sichet sul protagonista di Re Granchio. Noi ci vediamo, dai, vediamoci anche la seconda clip, L'Osteria. Seconda clip di Re Granchio, film di cui abbiamo parlato oggi, abbiamo incontrato i registi, abbiamo visto i loro lavori precedenti, è nelle nostre sale, e se volete andare a recuperare una cosa e se vi è interessato il percorso cinematografico di Alessio Rigoderighi e Matteo Zoppis, perché no? È un film appunto quasi sperimentale, presentato con un certo successo alla Quinzaine des Réalisateurs dell'ultimo Festival di Cannes, dove sono passati registi, piccoli registi della storia del cinema come Spike Lee, Itaviani, Gianni Amelio, Gauris Machi, Chitano e Fassbinder. Ci sono passati anche Alessio Rigoderighi e Matteo Zoppis con Re Granchio. Adesso ci spariamo la seconda clip. Un bicchiere bianco. Rosso. Bianco. E mettilo rosso, no? Ecco, lo metto rosso. Dagliene poco a lui. Basta. La porta deve rimanere chiusa. Io comando. Tutto. Hai capito? Hai capito? Al nostro principe. Ai nostri diritti. Oh, intanto io devo segnalare che vediamo se riusciamo a parlare anche col produttore.
belle ste twitchate. Vediamo se riusciamo a parlare anche con il produttore. E forse avremo anche il produttore in del nonché anche attore breve dentro appunto il film. Vediamo se viene Tommaso anche con noi. E, scena ambientata in locanda. Avete visto Silly, che meravigliosa. Chi ci ricorda Silly, eh? Che attore che è. Magnifico, una fotografia e un gusto per le riprese quasi di altri tempi, sì, è vero. Sicuramente ricorda molto anche il lavoro di Alice Rohrbacher, e questa fotografia molto pulita e è molto molto naturale, che c'è anche nelle meraviglie. Eccolo Tommaso, benissimo, Tommaso può servirci. Ciao caro, eccolo qua. Come va? Ciao. Bene, bene. C'è un ritardo clamoroso nell'audio, ma non c'è problema. Grazie, perché scusa, perché stavo, aspetta che spengo di là. Eccolo. Tommaso, tu arrivi proprio, Tommaso Bertani, Ring Film, arrivi proprio, sei la ciliegina sulla torta, sai perché? Perché se hai visto, avrai capito, i ragazzi mi hanno dato grande soddisfazione, ma io ti vorrei stressare molto invece su una cosa che mi interessa moltissimo, e cioè chi siamo noi, che cosa sono De Righi e Zoppis per il mercato estero, perché quello che è successo a Cannes è straordinario, e ci seguono tantissimi aspiranti cineasti, è stato molto bello il loro incontro, perché se l'hai visto un pochino anche, abbiamo cercato di capire questo procedimento, e tutta questa operazione molto bella che è il Re Granchio, che poi è arrivata alla Kenzen de Realizator. Tommaso caro, tu penso che possa rispondere a questa mia domanda. Chi siamo noi quando siamo dei cineasti italiani che hanno queste intuizioni che passano dal, appunto, lo possiamo definire glocal, non lo so, passiamo da tradizioni popolari a poi la Patagonia. È veramente splendida la storia di Re Granchio, come ci sono arrivati e come poi e il successo che il film ha avuto con questa straordinaria selezione alla Kenzen, che è una sezione di Cannes dove sono passati solo Spike Lee, Fassbinder, Kaurismäki, Takeshi Kitano, insomma gente così, pure Carmelo Bene, pure Carmelo Bene, Daviani e Gianni Amelio. Tu da produttore che cosa mi puoi dire su questo, perché è un argomento che mi interessa moltissimo. Vabbè, parte dai da una, tenendo da parte la mitomania, che quella appunto ho fatto senza prima battuta stupenda dal lago all'ego, e tenendo da parte la mitomania e più a bada possibile dall'ambizione di fare qualcosa che ti porta lontano. Poi in questo caso è concreta questo viaggio, no, di andare lontano e cercare di avere, di sfruttare le proprie risorse, più anche questo concreto di così, cioè ascoltare delle storie da possibili nonni e esploderle dentro a un concetto filmico che ti permette poi di raccogliere, no, il genere, ti permette di raccogliere le ambizioni di fare un film originale, le ambizioni di fare un film diverso, è la questione. Ovviamente la posizione dentro al cinema mondiale è difficile da definire, probabilmente si costruisce veramente solo attraverso la filmografia, no? Attraverso poi veramente quello che riesce a fare nel tempo, perché... Però scusa se ti interrompo Tommaso, la mia sensazione è che ci sia un entusiasmo nei confronti di questo tipo di film a livello internazionale. Volevo chiederti, avendo vissuto, no, proprio anche la Kenzen, no, penso questa gioia incredibile di questa, cioè è vera sta mia cosa o un mio pippone mentale da critico italiano provinciale? No, che sicuramente non conosce... è arrivato, cioè nel senso chiaro, per noi la Kenzen era come un obiettivo, no, come l'obiettivo massimo per questo tipo di film, no, cioè la Kenzen è nel nostro immaginario e nei cineasti che ha raccolto e mostrato nella sua storia è
il non plus ultra di un certo tipo di cinema, soprattutto di un cinema che c'ha solo uno scopo, quello, diciamo, di fare un bel film, no? E quindi entusiasmo a cannone, diciamo, dal punto di vista. Poi sai, Cannes è difficile interpretarci, perché ovviamente tu proietti, no, quel sogno di arrivarci, poi sei lì, c'è questo mega dispositivo dove dalla terrazza dell'albergo, del padiglione, no, dove magari fai gli incontri, intanto vedi la gente transitare in smoking, poi era luglio, quindi faceva un caldo atomico, su sto red carpet passa Bella Did che si fa le foto con dei bruttissimi gioielli, dici ma che stiamo a fare qua, no? Cioè comunque quella sensazione di mitomania costante che pregna tutto il mondo, e figurati quando stai a Cannes, è proprio, è come se fosse il palco del mitomane, no? E questa cosa è infetta tutto. E ovviamente stai lì emozionato, quindi tu dici ok, ho fatto un film, mo spaccherà sto film, ne parleranno tutti, diciamo, che succederà mo? E lì sei un po' anche alla tua prima visione con il resto della gente, e quindi sei molto sensibile all'umore, sei molto sensibile, no? Senti freddo, senti caldo. Io appunto poi da produttore sono sempre in quella posizione laterale che mi permette anche magari di farmi più domande su che cosa sta succedendo intorno, no? E la sensazione, sai, che sì, che l'ambizione del film arriva. Vabbè, ovviamente il curatore, il direttore della Kenzen era entusiasta. Quella è stata la nostra prima, no, il nostro primo riscontro, pure perché è una persona che stimiamo molto e che addirittura aveva selezionato Belvanera al Cinemaxi, che era una sezione molto fica del Festival del Cinema di Roma, quando la dirigeva Marco Müller, no? Lui è Paolo Moretti, il direttore della... Certo. Della Kenzen. E quindi, no, quando gli abbiamo mandato il film, ho detto che ne dirà? Lui era entusiasta, e quindi da lì in poi è stato vedere che succedeva con gli altri. Quindi credo che l'ambizione del film sia arrivata. D'altro canto, però, avevo questa sensazione che, come che il film richieda allo spettatore come una voglia di aprirsi in qualche modo, no? Cioè, non è magari quel cinema che a volte noi vediamo che è più viscerale, più carnale, anche se ce l'ha in realtà, no? La sua materia, e c'ha più necessità di lasciarti andare, di ascoltare con gli occhi, perdonami questa orribile metafora, però insomma di lasciarti andare, quindi... c'era un po' sta cosa, ma è piaciuto tanto, perché all'inizio sembrava che fosse, cioè c'era un mega hype proprio fra i selezionatori, e quindi ovviamente siamo arrivati lì super emozionati, e poi allo stesso tempo, sai, ci stanno tante cose intorno e in realtà non hai capito, no? Quanto è piaciuto, dici ma quanto è piaciuto, poi come sai molto meglio di me, anche la critica, che poi in realtà il film ci ha avuto le sue review, no? Hollywood Reporter, Le Monde, anche belle forti, e la critica invece italiana, magari quella cartacea, che non c'è tanto spazio anche per parlare di film più piccoli, più, magari di cui ci sarebbe anche di più da parlare, no? Certo. Non c'era, quindi non capivamo bene. E poi dai, piano piano io sento che il film sta avendo invece un riscontro, cioè le persone lo vedono e gli arriva questa ambizione, che ripeto non è l'ambizione del mitomane di dire fare il Colosso, ma è l'ambizione di dire facciamo un film che ti porta lontano. Senti Tommaso, ma tu pensi che si possa proseguire su questa linea? Perché qua ci sono appunto, qua c'è Renata per esempio che dice... no, aiutaci sempre a capire se dal tuo punto di osservazione
horror etnografico. Tu lo sai che l'horror etnografico è diventato molto chic adesso, grazie a Robert Eggers con The Witch e Ari Aster, no? Con Midsommar. Ma noi, un grande horror antropologico, folk, ma secondo me sono pazzo se penso che Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis potrebbero essere eccellenti su questo. Dove pensi che andrà questo loro cinema? È questo che ti voglio chiedere. Io penso che... Allora, i discorsi che noi facciamo con loro e anche nel nostro gruppo qui sono molto legati all'esplorazione del genere. Ovviamente abbiamo un amore per il cinema, per un certo cinema, e anche allo stesso tempo un background però nostro che è molto lontano dal genere, no? Comunque siamo persone che vengono sostanzialmente dal filmmaking dei nostri tempi, quindi dal documentario, dalla possibilità di fare un film con niente, no? Dalla possibilità di fare un film con una handicam, e nella nostra epoca magari il cinema di genere era meno interessante che quello, diciamo, più classico. Io ce l'ho tantissimo invece il traino per dire dobbiamo fare dei film elevati di genere, dove dentro ci stanno delle cose sedimentate, ci stanno delle cose magiche, ci stanno delle cose che possono avere a che fare appunto con concetti un po' più come dire alti, come può essere l'oralità, come può essere la storia, no? Le radici, eccetera. Però il dispositivo, perdonami pure questa parola, del genere è proprio quello che ci interessa. Adesso io non te lo so dire l'horror lo vedo ancora un po' lontano, però già ci sono degli elementi su cui parliamo che sono potenzialmente orrorifici. Però sì, poi chiaramente noi non ci pensiamo mai, ma pensa solo a Roma, noi viviamo in mezzo a mille dei, no? Che ne so, se uno pensa a un film, a un capolavoro anche commerciale come The Wailing, non so se tu ce l'hai presente. Certo. Appunto, che sta fra i demoni, sta fra l'ulteriore, che poi è satanico, poi non si capisce cosa. Pensa quante cose ci abbiamo noi qua. Ma Tommaso, Diana in poi. Sono anni che si fa questo discorso, io poi lo faccio tantissimo, cito Ernesto De Martino, recuperare Sud e magia di Ernesto De Martino, come fece un po' Lucio Fulci con non si sedizia così un paperino. L'antropologia culturale in un paese appunto ricco di tradizioni come la nostra può portare mille storie, a proposito di storie, no? Mille storie, da pantere a tarantolate a demoni, a fantasmi, a mostri. Sì, poi sono i riferimenti. Poi appunto, per esempio, no, facilmente a noi ci hanno commentato il film come tra Olmi e Herzog, no? Perché c'è appunto l'antropologia e c'è l'avventura, così. Però poi una persona molto importante per noi pure che nella produzione del film, invece la prima cosa che ci disse quando vide la prima volta il film, dice: tra De Martino e Stevenson, no? E dice, ok, capito, tu comunque puoi fare magari un film che è super accessibile, però poi il tuo riferimento è profondo, è lontano. Per esempio un ragazzo l'altro giorno a Milano ci ha chiesto se c'era qualche legame con la moda nel film. Non so perché, se a Milano tutto è moda, dice, vedo anche il fashion. Però io gli volevo dire, non è che è il fashion che trappa il mondo, che fagocita il mondo, non è che lo ispira, capito? Con tutto che io sono un grande amante dei vestiti, no? Ma cioè, dove vai a prendere le cose vengono da lontano, no? Vengono da quello tutto, che... Tutto questo per dire che spesso noi ci chiediamo che cosa possiamo essere noi, oggi dobbiamo farci queste domande più spesso, Tommaso lo sa.
cosa possiamo essere noi come cinematografia più dentro il mondo oggi rispetto a, al passato. E noi che cosa siamo? Siamo passato, siamo l'arcaico, siamo... Certo, l'Italia è un paese... Beh, sicuramente siamo la favola, no? Sicuramente noi ci abbiamo la favola proprio in automatico, cioè se ci pensi anche ogni tanto ti guardi in giro, fai un po', cancelli un po' di casette, un po', purtroppo la maggior parte di quello tante, però dici cacchio, viviamo in un paese che sembra film fantasy, cioè vai in Umbria. Però il problema è che il fantasy no, il problema è che i fantasy non li facciamo, quindi è qua che noi ci chiediamo, appassionati di cinema di genere o semplicemente anche interessati alle declinazioni semiotiche del nostro paese, perché di questo stiamo parlando, le declinazioni cinematografiche proprio del nostro paese. Questo per voi produttori è interessantissimo. E oggi interessantissimo, siamo... ovviamente ci sono dei parametri che sono complessi, che sono principalmente linguistici. Poi noi vediamo che forse la cinematografia contemporanea, intesa come cinematografia nazionale, più interessante oggi è comunque quella coreana, fanno dei blockbuster giganteschi. E li fanno in coreano, non è che li fanno in americano, è vero che loro hanno un mercato interno molto molto più, diciamo, ricco, molto più, che consuma cinema molto di più rispetto a noi, e forse anche un'evoluzione della cinematografia che è andata più avanti rispetto alla nostra, che invece è un po' adesso no, su un bilanciere, non so come definirlo, potrebbe andare di là, potrebbe anche essere molto variegata, come in realtà sta avvenendo, sì. Però è ancora molto improntata per un certo cinema, molto sull'autore, no? Molto sull'originalità dell'autore. Quindi diciamo che la lingua è una questione, e noi ci abbiamo anche nell'esperienza della nostra cinematografia commerciale, no? Ci abbiamo il fatto che facevamo dei film che in realtà c'erano una colonna guida, che erano... Pensa, non lo so, Rulers of the City, film quello masterpiece con Harry Bauer e Ray Lovelock, che in realtà è di Roma, tu lo vedi biondo, Bono, che parla così, tutto doppiato in italiano, poi in realtà è romanaccio e in America era doppiato in americano. Cioè ci stanno tutti delle esperienze da studiare per capire come arrivi e chiederti, noi possiamo andare nel mondo con la nostra lingua perché tanto il mondo è pronto? Quella per esempio è una questione. Adesso, al di là di questo film, dell'esperienza nostra, però sono degli argomenti che da produttore ogni volta ti chiedi. D'altronde li fanno anche degli horror in Italia in lingua inglese, che non sono magari, come dire, dei film, non so, i film di Eggers, insomma, per intenderci. Non sono elevati, no? Non sono strafighi come quelli, però poi beccano un mercato che è quello dell'horror, che in realtà è florido, in qualche modo guadagnano, no? Però è un altro tipo di esperienza rispetto a quella che noi abbiamo iniziato qua. Ok, ragazzi, stiamo per salutare Tommaso Bertani. Molto interessante l'intervento finale di Tommaso, è stata proprio una bella twitchata. Abbiamo incontrato i matti, abbiamo cercato di interrogare i matti, i creativi, e poi abbiamo beccato un altro filmmaker che è Tommaso Bertani, perché i produttori sono filmmaker. Peraltro avete ascoltato Tommaso che due o tre cose di cinema le conosce anche di più, e quindi sono felice, da critico di merda, sono felice perché abbiamo cercato di dare... figo questa cosa, l'idea di chi c'è dietro sta cosa. Siete una bella squadra e speriamo che vi siate divertiti, siete stati moltissimi a seguirci. Buongiorno, mi viene in mente Energia Western, sei arrivato adesso, abbiamo parlato di western con quei due matti per un'ora, perché c'è tanto western dentro il lavoro di Rigo De Righi e Zoppis. Mi viene in mente anche Il mio corpo vi seppellirà di La Parola, che tenta un ritorno al western ambientandolo nel Regno delle Due Sicilie. Esatto, film in costume, espansione del cortometraggio di Giovanni La Parola. L'abbiamo avuto Giovanni peraltro qui in twitchata, film con molte caratteristiche estremamente interessanti. E Tommaso caro, che cosa ci puoi dire del... A te piacciono sti due? Pensi che sei legato a sti due mattacchioni?
Vi vedete, dimmi qualche cosa su questo, siete già pronti per una nuova avventura più o sì, meno? Stiamo lavorando sul prossimo film. Molto bene. Vabbè, ma noi siamo come dire, condividiamo tutto. Insomma, del lavoro, siamo amici poi peraltro, incredibilmente. Molto bene. E tu pensi che ci sarà, tu pensi che Re Granchio porterà a un aumento possibile, qualora possa avere senso, per gli obiettivi cinematografici di produzione? Pensi che ci potrebbe essere una crescita da questo punto di vista? Penso di sì. Diciamo, da una parte è naturale, dall'altra è necessario. Credo che prima di tornare indietro a fare dei film più piccoli bisogna andare, proseguire un percorso, perché poi anche quello lì è stato, al di là di tutto, il percorso, no? Io ho conosciuto Matteo Alessio proprio al Cinemaxi vedendo Belvanero, ho detto ma che figata di film è, non mai visto, e abbiamo detto facciamolo insieme, c'è sul Solengo, abbiamo fatto il Solengo, abbiamo detto ah, ci è venuto bene, dai, e ci siamo detti mo dobbiamo fare un film che c'ha un budget, ok, perché nessuno dice che sono più belli quei film piuttosto che quegli altri, solo che è comunque un'industria questa, quindi comunque hanno una posizione i film, no? Quindi adesso il nostro percorso è quello di fare il passo successivo. È proprio, permettimi, è proprio come se fosse una carriera, è come se fai il pugile. Ma certo, no, ma a me me lo dici. Quello, e poi, cioè, e questo viene anche scandito da come funzionano i festival, viene anche scandito da, no, da come funziona l'accessibilità al pubblico attraverso le distribuzioni. Cioè, per forza devi muoverti in avanti in quel senso. Poi ci stanno pure dei cineasti che prima di essersi mossi in avanti, no, cioè, che ne so, pensa a Jaylan, che comunque ha fatto, quanti film ha fatto con 4.000 lire prima di farne uno, però a Jaylan. Nuri Bilge Ceylan, grandissimo regista turco, vincitore della Palma d'Oro, che meraviglia, come si intitolava la Palma d'Oro sua, Inverno? Winter Sleep, direi. Mamma mia, che meraviglia di film. Nuri Bilge, sono i suoi film, sono uno più incredibile dell'altro. Genio assoluto. Once Upon a Time in Anatolia lasciamo perdere, va? Ci ho lasciato un pezzo de cuore proprio. Sì. Nuri Bilge Ceylan, ok. Come cazzo si intitola? Il Palazzo d'Inverno? No, era... In italiano? Sì, era... Un racconto d'inverno? No. No, vabbè, comunque. Winter's Tale... È vietato vederlo su internet? Ma certo, no? Regno d'Inverno, ecco, beh, sono troppo bravi, Tommaso, arrivano subito loro. Regno d'Inverno, il Regno d'Inverno, meraviglioso film, grandissimo protagonista magnetico. Ok, Energia Western, spero di recuperare il Re Granchio al cinema. Bertani, noi ci recupereremo in futuro. Andate perché... a vederlo, chiaro. Andate a vederlo. Allora, Roma, lo ridiciamo, Roma, Mignon e Greenwich, ma... anche guarda, noi ci abbiamo sul nostro sito, su ringfilm.it/regranchio, oppure ti mando, vabbè, comunque sul sito ringfilm.it ci abbiamo una pagina dove ci stanno la programmazione. Faccio io, Mirko, guarda che bravo, www.ringfilm.it/ Non so se è slash Re Granchio, fammi vedere un attimo, scusa. Allora, Bertà, però devi lo so, cose. Per un po' di fricchettonaggine. Allora, vabbè, metto Ring Film. Allora, schiacci qua, eccolo. Te lo mando in chat, c'è una chat qui. Vai, mandamelo, che lo incollo io, mandamelo. Se tu schiacci sulla locandina... L'ha messo, guarda Mirko,
Schiacciato da due, vedi qua c'hai... Ma capito perché? Pure il link alle sale. Eccoli qua, sì, vediamo appunto, vediamo i cinema del nostro paese, che bello, Bologna, Firenze, Torino, vediamo la mia amata che Bologna. Che bella, che poi questo noi ci scordiamo che noi siamo un paese fatto di città incredibili, a parte Mezzago che non so veramente... A Milano lo fanno al Beltrade, io amo molto il cinema Beltrade di Milano, le signore che lo gestiscono... La grande Paola. Grandissima. E Arezzo, Prato, che meraviglia. Sono stato a Arezzo, all'Eden, ok? Recentemente sono stato a Arezzo, Palermo, meraviglioso, Luce Noire. Prato. A Torino al massimo. Vabbè, Rossini a Venezia. Ragazzi, sala, cinema, un momento ancora delicato, ma noi ci vogliamo ancora andare e andiamo a vedere Re Granchio. Sì, più che altro perché ti fa un viaggio vero, no? Sì, è vero, ti fai un viaggio vero, ragazzi, e lo fate con un Silly che è vero che diventa nella seconda parte veramente, cioè, diventa fantastico. Leggendario Silly, Gabriele Silly, protagonista di Re Granchio. Va bene, Bertani, ci sentiamo in futuro, questa casa spietta a te, siamo qui per voi e ci risentiamo quando volete per parlare di buon cinema italiano, cinema di sforzo e cinema di creatività. Abbiamo conosciuto oggi 3, 4, cioè è pure arrivato Simone D'Arcangelo, cineasti che stimiamo, e si chiamano Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis, Tommaso Bertani qui con noi, e ha fatto anche un'incursione l'ottimo autore della fotografia Simone D'Arcangeli. Grazie mille Tommaso. Francesco, grazie mille a te, a presto, complimenti per la, come si chiama, per il tweet. Trasmissione. Beh, lo sai che è... perché è come la televisione, alla fine è troppo, è una ficata, è un misto di web, TV, radio, è una bomba, ma è permessa dal futuro. Io penso che, io scrivo per il Messaggero, gli spazi sui giornali di critica, appunto, era un miracolo se mi facevano fa Moretti durante Cannes, quindi sono certo. D'accordo con Bertani che il Re Granchio è impossibile fa la critica, mentre questi sono spazi, queste piattaforme. Pensa che nasce col videogaming questa piattaforma, no? Tutti gli schermi che si mettevano... Allora io ti racconto questa cosa, come scorto esisteva Twitch. Vai. Praticamente stavo girando una cosa con un gruppo rap a Londra, a un certo punto stavamo cazzeggiando a Piccadilly Circus e passa con un re-show Andy Milonakis, te lo ricordi? Quello di MTV, quello... che sembrava sempre un bambino, un po' grosso. Sì. Che faceva ride. E che a un certo punto lo riconosciamo, facciamo un casino, c'era lui con una GoPro che stava in diretta, cioè il suo format era lui che cazzeggiava in giro per Londra 24 ore su Twitch. Diciamo, che cazzo stai facendo? I'm twitching. E noi crediamo che possa essere una piattaforma per la critica cinematografica. Sì. Poi appunto, da qualche parte dobbiamo andare. Esatto, dobbiamo andarci in fila da qualche parte, quindi ci proviamo. Va bene, grazie allora, mille. Evviva te, evviva Bettan. Grazie mille, siamo stati in un Bettime divertentissimo sul canale Twitch di Bettaste, Tommaso Bertani, Alessio Rigo De Righi, Tommaso è qui con noi, voi siete stati fantastici, ciao Renata, buon weekend, ciao Regina Western, buon weekend, i western preferiti di Rigo De Righi e Zoppis ha detto Monty Hellman, allora decidiamo noi la sparatoria, ovviamente il suo grande capolavoro, e Rigo De Righi ha detto Sam Peckinpah, allora decidiamo noi e mettiamo il Mucchio Selvaggio. Il tuo western preferito, Bertani? Allora io mi facile ti dico Pat Garrett e Billy the Kid, dai. Va bene, e allora vado a vedere. Ma magnifico, allora Sam Peckinpah dentro questo collettivo, Sam Peckinpah batte Monty Hellman 2-1, ok, sì, grazie. Anche se lasciate in due così, poi io sono un po' campanilista, mi dispiace, devo dire una cosa italiana, però dai. Tommà, ci dovevi pensare prima, è il nostro leone, se lo siamo dimenticati. Grazie mille Tommaso Bertani, è stato veramente un piacere, grazie mille a Mirko D'Alessio in cabina di regia, grazie a Viviana Ronzitti. Viviana è stata grandissima Viviana, è stata centrale per mettermi in contatto con sti matti, e Tommaso veramente rimaniamo in contatto e sta casa spietta a te. Grazie a tutti, a presto. Grazie a tutti e buon weekend, ciao.